Forte abbraccio e Roberto Latini a Bologna, grazie a Erte, alla soffitta, e c'è attesa, c'è emozione per questa vostra presenza, la senti? Sì, ma da parte nostra anche mia, e particolarmente che ho vissuto a Bologna per 7 anni. E per 7 anni, insomma, dopo il Teatro San Martino, in realtà non ho avuto grandi occasioni poi di presentare lavori qui, quindi... sì, quindi questo emozione. Affetto lo senti? Sì, sì, insomma, intanto c'è un pezzo di vita importante anche, così recente, che insomma, non vedo l'ora di intercettare nuovamente in una forma così come fosse ieri, invece sarà domani. Ecco. Sarà domani e si apre con il Cantico dei Cantici. Sì. Ecco, ci vuoi far entrare un po' nella fucina di Forte Braccio e raccontarci per quale incantamento hai preso queste parole così antiche e cosa ne hai fatto, cosa è successo con Misiti e con Mugnai e dopo le repliche che ci sono state, cosa vedremo qui a Bologna all'Arena del Sole il 6 ottobre? L'occasione è quella di presentare 3 spettacoli diversi che hanno però un filo rouge, un filo comune in tutti e 3 questi lavori. Il protagonista vero sono le parole, nella loro declinazione, nella loro occasione. Non faccio tutti i personaggi, non ne faccio nessuno. E così è anche Pier Giuseppe Di Tanno che sarà l'interprete dell'ultimo spettacolo, quello di giovedì. Il percorso che mi porta al Cantico dei Cantici è duplice, viene da un programma che si intitola Anosfera, che ha avuto 3 spettacoli precedenti intitolati a Lucignolo, a Titanic e a Museum. In una sorta di percorso ideale in cui Lucignolo aspettava la mezzanotte per andare al paese dei balocchi e somigliava molto, in quel tempo così sentivo, insomma, di una generazione in attesa della mezzanotte, ancora prima del paese dei balocchi, era l'attesa di andar via, somigliante molto a una condizione generazionale. L'anno successivo abbiamo presentato Titanic, sempre all'interno di Nosfera, e dico programma anziché progetto perché programma è una parola che non ha una strategia, un'architettura precedente. Il programma si è fatto da sé, dalla tappa precedente a quella successiva non c'è mai stato pensiero precedente, insomma, soltanto un continuare dove ci siamo sospesi. Quindi quel Titanic è arrivato pensando che il carro a mezzanotte è passato e siamo andati alla più grande festa della storia moderna e come accade quando qualcuno accende una luce dicendo che la festa è finita, quella generazione lì si è trovata improvvisamente in quella condizione di dire qualcuno ci ha acceso la luce e ci ha detto che la festa è finita. Siamo arrivati a un museum che è stato invece uno spettacolo diviso in stanze d'affondamento e dopo museum, in questo affondare senza fondo, il desiderio di guardare più in alto possibile, di guardare in su mentre affondiamo mi ha portato al Cantico dei Cantici, a delle parole che sono una assolutezza enorme, che sono in una in definizione moltissima letteratura viene da lì, molto più di quella che sappiamo o possiamo nel tempo riconoscere. Tradurlo per la scena è stato entusiasmante rispetto al come, quindi a come avere a che fare con un livello di tenerezza, di intimità, che era la questione. Quindi da un punto di vista registico c'è una decisione di come mettere le parole del Cantico dei Cantici nell'ascolto delle persone, fare dell'ascolto di queste parole la questione, e quindi attraverso un gioco teatrale, insomma, siamo a proporre il nostro
Cantico dei Cantici. Questa rassegna, curata da Fabio Acca, si intitola Per voce sola, titolo che potrebbe essere anche forse Per corpo solo, tanto queste parole appunto sono sempre incarnate nel vostro lavoro. E questo titolo mette anche proprio l'accento in quel precipitato che è appunto scrittura drammaturgica, arte attorale e regia, che è la caratteristica così, no? Concentrata del tuo lavoro, ma è sempre, come dicevi tu, la parola poi a risplendere, no? Una parola che è donata però come incompiuta. E sì. Questo passaggio è un po' quello anche che porta ai giganti della montagna, no? Dove tu hai sì. parlato di incompiutezza come forma che ti ha portato quel lavoro avvicinato. Sì. La riflessione rispetto al gigante della montagna è stata proprio che è un testo incompiuto per la morte di Pirandello e che ho pensato che quelle parole fossero state sorprese nella loro impreparazione, quindi non pronte, non rilette. Selezionate alla fine come avrebbe fatto Pirandello se avesse messo il punto, se avesse scritto cala la tela, se fosse arrivato a sipario sicuramente la revisione di tutto il testo avrebbe sacrificato qualcosa che invece ora fa parte di quel testo e ogni volta penso chissà quale, invece non ci sarebbe stata poi. E questo pensiero invece arriva anche a un testo come il Cantico dei Cantici, che è conclamato, però molto misterioso anche nelle traduzioni. Tu l'hai ritradotto, vero? Io l'ho tradotto dal latino cercando di far dare del tu al testo il più possibile, insomma, togliendo riferimenti religiosi. Baciami con i baci della sua bocca, traducono nella Bibbia con la S maiuscola, come se fosse Dio e la Chiesa, il rapporto così unico possibile perché possa, diciamo, in qualche modo essere considerato dentro la Bibbia. Ma se lo si tira fuori da lì, baciami con i baci della tua bocca, è molto più umano. Lo scorso anno è stato invece l'anno del teatro comico di Goldoni, sì. E al Piccolo di Milano. E un affondo ulteriore, che sembrava quasi definitivo, diciamo, no? su un teatro che pensa a se stesso, sulla maschera che sì. pensa a se stessa, che si rivela. E c'è verità nel teatro, nella maschera? Ma secondo me sì, il più possibile, se teniamo come all'orizzonte l'immaginazione, questa è la questione, il disincanto che viene dagli spettatori, da questo tempo qui è quello che pone la questione al palcoscenico, quindi in che modo giocare al teatro, cioè in che modo dire io sono il principe di Danimarca e farmi dire di sì da chi è seduto lì. Dove ci diamo appuntamento, questa è la questione. Il teatro comico è un testo che ammette una consapevolezza del teatro, una coscienza, e quindi avere a che fare con non soltanto con il momento in cui Goldoni scrive ricondizionando le maschere e quel percorso lì, che mi chiedo chissà cosa sarebbe ora se non ci fosse stato quel ricondizionamento, come sarebbe ora il nostro teatro se quei professionisti, quella sapienza lì di quell'Arlecchino, Brighella, Colombino, Pantalone, fossero arrivati fino ai giorni nostri, chissà che tipo di teatro avremmo. Secondo me jazz puro. Devo dire che lavorando a teatro comico ho avuto il dispiacere in qualche punto che questo, insomma, invece non l'abbiamo, non lo sapremo mai, insomma. Arrivare a quell'occasione lì, al Piccolo di Milano, è stata però nel privilegio di lavorare con una compagnia di attori bravissimi e che, ecco, il pensiero rispetto a quella produzione è il privilegio di aver potuto lavorare con Elena Bucci, Marco Sgrosso, Marco Manchisi, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Marco Vergani, Stella Piccioni, insomma attori che ho visto sul palcoscenico tante volte, particolarmente Elena, Marco e Marco sono attori che io ho visto quando avevo 20 anni. Con Leo e loro venivano alla scuola di Perla dove io andavo e vedevano gli allievi della scuola nei loro saggetti di fine mese. E quindi
Sono sì, le persone che conosco da più tempo, quindi chiedere a loro di far parte della compagnia, gliel'ho chiesto proprio mentre eravamo qui. Sono venuto a vedere uno spettacolo qui e dopo ci ho parlato e nel camerino, gliel'ho chiesto, in questo camerino qui. Ho chiesto loro di far parte della compagnia, sì. E da questo percorso di riflessione, no, del teatro comico viene anche il terzo lavoro che vedremo a, sì, Bologna, ispirato ai sei personaggi, sì, però questa volta in scena non ci sei tu. E quella è la dimensione più metateatrale che potessi proporre, il fatto che non fossi io a farlo, e lo fa un attore 35enne che lo fa come io non l'avrei potuto fare, lo fa come a me sarebbe piaciuto farlo e che mi fa molto piacere, insomma, di aver accompagnato alla scena e che quello è uno spettacolo, e mi piace usare una parola che è sempre un po' inadatta, insomma, quando dico spettacolo, e allora mi sembra giusta, che si propone attraverso un attore performer, che è una delle questioni di questo tempo recente, quindi anche il testo in qualche modo a livello drammaturgico ha una sua performatività, insomma, a un certo punto c'è una performance del testo, e questo è un cortocircuito, voglio dire, in cui attraverso, sì, l'attore in scena si passa a qualcosa d'altro che mi sembra possibile, ma in questo tempo qui, insomma, già 20 anni fa, insomma, sarebbe stato un po' non pensabile. Sì, o comunque non processabile poi di fronte a spettatori, ecco. Questa questione non è nell'esercizio della scena o nella variazione su un tema che si ferma alla quarta parete, voglio dire, deve essere una cosa che in cui gli spettatori sono parte fondamentale, questo è in tutte le proposte, sempre. Ed è un patto che è cresciuto nel tempo con il tuo pubblico, è cambiato. Sì, devo dire che questo fa parte un po' dell'anagrafica, più che dell'artistica. Ci sono spettatori che hanno visto tanti spettacoli e questo fa selezione, ecco. Chi non ha avuto piacere non è più venuto, e quindi quelli che tornano in qualche modo hanno voglia di... Insomma, però è stato... sì, bello, è bello vedere, insomma, spettatori in tanti posti e trasversalmente, insomma, rispetto a spazi grandi, spazi piccoli, con platee numerose, con meno posti. Senti, l'esperienza di Chiusi, sì, la quale un po' questo spettacolo ultimo nasce, sì, di cui si è letto lo, sì, scorso anno, mette a nudo in maniera evidente, anche dopo l'esperienza della chiusura del Teatro San Martino, il rapporto tra teatro, tra il tuo teatro, ma tra il teatro e le politiche culturali. È un discorso grave, ma tra necessità di sussistenza e resistenza del teatro. Nel tuo mondo ideale, quale dovrebbe essere questo rapporto? Ci dovrebbe essere un rapporto tra teatro e politica culturale, amministrativa? Beh, fondamentalmente credo che la cosa più imbarazzante sia, dopo aver messo a fuoco che quello che ricevono gli artisti, dico, nel privilegio della missione al circuito ministeriale, quindi al sistema ministero e quindi a finanziamenti pubblici, che non ricevono un finanziamento ma ricevono un contributo. Questo è un particolare decisivo. E il contributo è parametrato alla capacità di perdita che ogni compagnia struttura ha di presentare un bilancio in passivo, quindi che non può essere, deve essere almeno pari o superiore il passivo al contributo che si riceve. Questo è imbarazzante rispetto a
vita vera, insomma, la vita normale, a quello che c'è fuori dal teatro. Quando andiamo in banca e siamo una cooperativa e spieghiamo che noi dobbiamo essere in perdita, è difficile da spiegare. E questo credo sia la cosa più, insomma, perché se già lo Stato dicesse nomina una commissione di non 5 o 10 commissari, ma anche di 500, come un allargamento sostanziale proprio di persone, se questo Stato dicesse a un artista ho fiducia, ed è quello, è quella la questione, ho fiducia nelle cose che fai o in quello che puoi proporre, presentami delle cose, io sarei contento ogni anno, come dire, di passare un esame, piuttosto che essere in questa condizione di vivacchiamento in cui intanto c'è un'istigazione al meno, cioè al fare meno, al fare ma non nella qualità del fare, quindi stare in quei parametri lì, in quegli algoritmi, è una cosa che purtroppo è arrivata fino all'artisticità delle compagnie, dei singoli, e questo lo vediamo nella qualità di proposte che arrivano sul palcoscenico, dove gli spettatori non hanno la più pallida idea di come faccia uno spettacolo ad arrivare sul palcoscenico. Anche persone che vanno a teatro spesso, frequentemente, non hanno idea di come funzioni, di come possa uno spettacolo arrivare lì davanti. E forse non se lo chiedono neanche, ed è anche bello che sia così per certi versi. Però ecco, la vicenda Chiusi è stata una fotografia purtroppo molto somigliante alla realtà, quindi io ho detto nell'ottimismo pericoloso di un direttore artistico che ha messo su una cosa come definendola la compagnia del festival, facendomi selezionare più di 450 persone, con il dolore di non averne potute vedere 150 li ho visti, ma avevo chiesto che fosse annullato tutto quando sono arrivate più di 450 domande per un lavoro di 20 giorni non pagato, soltanto con due repliche in paga. Quella era una roba da denunciare alla Comunità Europea, non al Ministro dei Beni, per i beni e le attività culturali. Ecco. Senti, oggi Pier Giuseppe Di Tanno è uno dei selezionati, sì, era questo un po' il punto. In qualche modo, che tornava però, sì, ecco. In qualche modo, sì, anche perché questi under 35 poi bisogna pure dargli l'occasione di fare, insomma, e smetterla con i laboratori, workshop, masterclass, seminari, senza destinazione vera. Insomma, ci sono persone che continuano a formarsi e poi ormai sono talmente formati che sarebbe il caso si sformassero, ecco. Senti, e tu stai per andare proprio adesso invece a tenere una lezione, seminario agli, sì, studenti del DAMS. E tu che credi nella possibilità di trasmettere l'esperienza? Cioè è una cosa che ti interessa fare e quando lo fai i tuoi maestri ti sono vicini? Io ho avuto la fortuna, lo dico sempre nel senso proprio greco del termine, anche il destino di incontrare la mia maestra e di pensare che mentre ero lì alla scuola di Perla Peragallo mi sembrava di aver imparato qualcosa che non si può insegnare, anche, voglio dire, nella presunzione. Poi dopo ho capito che in realtà lei mi ha insegnato ad imparare, questo è stato il suo più grande merito rispetto a me. E quello che io ho fatto nei miei 19 anni, tra i 19 e i 22 anni sono stato lì, è stato quello di permettere a me stesso, insomma, che questo accadesse, senza sapere in quale giorno, in quale parola questo processo si è avviato. Un'ultima cosa, nei giganti la parola paura torna, finisce, no? Se non ricordo male. E, sono tempi paura questi? Paura è l'ultima parola che scrive Pirandello in quel testo, l'ultima parola, quella di un uomo che sta concludendo la sua vita e che ha forse percezione di questa condizione. E,
Sì, torna costantemente la parola paura all'interno del testo, ma e ogni volta diciamo, c'è una piccola occasione di sottolinearla, ma non è per evidenziare la paura, è per averne a che fare. Credo sia un tempo in cui non so se sia giusto avere o no paura, però sicuramente non possiamo non averne a che fare. E questo è un fatto. Bene, grazie e in bocca al lupo per tutte queste sere. Crepi, crepi, crepi.